Ciao e benvenuti nuovamente in questo canale in cui parlo di magia, i tempi della filosofia e del riscaldamento globale e del giorno del mio compleanno, perché oggi è il mio compleanno, buon compleanno a me. Allora, di che cosa vi voglio parlare? Vi voglio parlare ancora di Mercurio. Abbiamo intrapreso un viaggio con un'automobilina mercuriale lungo l'autostrada dello Zodiaco e abbiamo percorso un bel po' di strada. Abbiamo visto la primavera, abbiamo visto l'autostrada del sole, l'estate e poi segno per segno quelli dell'autunno. Adesso ci inoltriamo nell'inverno, nel duro, rigido inverno, sempre meno perché c'è il riscaldamento globale, però la simbologia rimane quella. Allora, Mercurio, quali sono i significati di Mercurio in astrologia? Mercurio rappresenta il nostro intelletto, argento vivo, la nostra capacità di differenziare, distinguere, discernere. Mercurio è un dio molto veloce che si sposta da un punto all'altro della conoscenza umana. Va là dove ci sono le cose più superficiali, divertenti, allegre, e va là dove ci sono le riflessioni più profonde, filosofiche, scientifiche, eccetera. Quindi copre una vasta gamma di possibilità intellettuali. E quella che hanno dentro, di sé i ragazzi, gli adolescenti. Gli adolescenti hanno questo arcobaleno nella loro testa. L'adolescenza tecnicamente va dai 13 ai 18 anni, quello è il periodo che riguarda Mercurio, però poi si allunga, sfuma. Come si fa a dire esattamente qual è il confine fra l'adolescenza e la gioventù in generale? Quando è che finisce esattamente l'adolescenza? Difficile da dirsi, ma poi soprattutto di questi tempi che vogliamo rimanere tutti giovani, dei Peter Pan. Ha ragione o ha torto, però è così, questo è il fenomeno. Comunque, Mercurio sta lì, nell'adolescenza. Mercurio rappresenta il rapporto adolescenziale con gli studi, con i compagni di scuola, con i propri professori, rappresenta i fratelli. E poi c'è anche un altro significato che io ho lasciato via sistematicamente ogni volta, ve lo dico la prossima volta. L'ho fatto volontariamente per non appesantire, è stata una scelta mia, per rendere la cosa leggera. Anzi, forse sapete cosa farò? Farò un tredicesimo episodio in cui parlerò proprio di questo significato in tutti i 12 segni. Mi viene in mente in questo momento. Farò così, poi ve la dico la prossima volta, così, suspense, si fa per dire. Vi ricordo anche che tra le pieghe di ciò che dico c'è sempre un significato importante, ulteriore di Mercurio, cioè la comunicazione. Mercurio è il postino degli dèi, messaggero degli dèi, quindi c'è questo elemento, il telefono, sempre al telefono, bla 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 bla, come facciamo noi costantemente, viviamo sempre al telefono. Bene, Mercurio in Capricorno, è il Capricorno, segno di terra, segno del cuore dell'inverno. Penserete, ma no, il cuore è l'acquario, geometricamente parlando, è vero, però da un punto di vista simbolico possiamo dire che è Saturno, il cuore rigido dell'inferno invernale. Inferno, c'è questa rima. Allora, è il momento in cui bisogna veramente prendere le cose essenziali perché bisogna camminarsi in una landa desolata. E il Capricorno è maestro della scelta delle cose più importanti, essenziali, irrinunciabili. Elimina tutto ciò che è inutile e tiene solamente l'essenziale per viaggiare leggeri, no? E poi per affrontare le asperità, le difficoltà, gli ostacoli del duro inverno. Allora, il Capricorno è dominato da Saturno, che è nel suo domicilio qui. Saturno rappresenta la testa, rappresenta la nostra capacità di sintetizzare, di impacchettare bene i ragionamenti. È complementare a Mercurio, infatti è qui che dobbiamo vedere l'aggancio, Mercurio-Saturno. Un po' come è successo con la Bilancia, ma adesso vi dirò qual è la differenza. Comunque, qui abbiamo Saturno, molto forte, e poi abbiamo Urano nel suo domicilio. Urano che cosa rappresenta? Rappresenta le mani, tanto per cominciare, la tecnica, che è così relazionata alle mani. Tutte le nostre operazioni, tutto il nostro operare, l'azione, la volontà, l'intervento, tutto ciò, il grande apparato tecnologico che noi abbiamo a disposizione. Poi ognuno di noi fa la sua scelta, c'è chi usa soprattutto il computer, ma lo usiamo tutti noi, chi usa una matita, chi usa un'automobile, eccetera, eccetera. Tutto ciò che è tecnica è qui, in Urano. Anche la parola, attenzione, il linguaggio è una grande macchina e sta qui. Allora, qui abbiamo veramente una relazione diretta fra la testa e il braccio, testa-braccio, cioè il Capricorno pensa una cosa e la fa subito, è operativo. Al Capricorno interessa molto fare delle cose, ottenere degli obiettivi, dei risultati, scalare montagne, raggiungere trionfi, successi. E questa è la cosa fondamentale. Pensate allo stambecco, Capricorno, che si arrampica, va su, in cima, fino alla montagna più alta, là dove non ci sono più piante, dove la roccia è veramente nuda e raggiunge la cima. È così che fa il Capricorno. Per giunta,
questo segno che è testa e braccio, mano, che ha uno strumento in mano, questo strumento è pure caricato di una sorta di magia, se vogliamo vederla in un modo molto carino, cioè quella di Marte, Ares, il dio della guerra. Certo, è il dio della guerra, però è il dio della carica vitale, dell'energia, quella che ci serve al mattino quando squilla la sveglia per alzarci dal letto e affrontare la vita. È fondamentale l'energia marziana. Ora, nel Capricorno si presenta in un modo particolare, cioè imbrigliata. La testa controlla molto bene questa energia aggressiva e poi fluisce nei circuiti tecnici del Capricorno. Quindi è imbrigliata, è un fiume in piena che scorre sempre in un modo uniforme, lento, ma inesorabile, potentissimo. È veramente un carburante che fa funzionare la grande macchina da guerra del Capricorno. Il Capricorno si può arrabbiare, naturalmente, e quando si arrabbia fa veramente paura, anche se è sempre controllato, diverso dall'Ariete. Anche l'Ariete si arrabbia tantissimo, però l'Ariete, quando si arrabbia, lascia andare Saturno, la razionalità, che qui è caduta, come una zavorra abbandonata, ed esplode come un vulcano, e poi si calma. Tutta un'altra cosa. Qui è tutto sempre molto controllato, grandissima forza da parte del Capricorno, che avanza sempre inesorabile, con questa grande energia. Ora, pensiamo a Mercurio. Mercurio in Capricorno. Beh, Mercurio in Capricorno dobbiamo associarlo naturalmente a Saturno. Quindi abbiamo le due facce, da una parte Mercurio analisi e dall'altra parte la sintesi. Perfetto, magnifico. Un po' come abbiamo visto in Bilancia. La Bilancia, segno così vaporoso, gentile, educato, giusto, leggero, eccetera, cioè così bello spesso esteticamente, ma ha una grandissima forza intellettuale, una testa che è un diamante. Questo Saturno esaltato, però, è un segno d'aria. Quindi la sua razionalità s'aggancia soprattutto a ciò che è estetico, alla bellezza della vita. È contemplativo anche questo Saturno, non è così operativo. La Bilancia è pattinante come gli altri segni d'aria. Mercurio è volante, la Bilancia è pattinante, si sposta da un punto all'altro della città anche e delle cose. Va in un negozio, va al cinema, va a teatro, va in un museo, va a pattinare quando c'è il ghiaccio e c'è una pista di pattinaggio. Insomma, è così. E poi è un segno anche disinvolto, sbarazzino, che ama rapportarsi agli altri con leggerezza, eleganza, chiacchierare. È tutta un'altra cosa rispetto al Capricorno. Qui la ragione è fortissima, però viene utilizzata per tutto ciò che ho detto, mentre qui la ragione deve essere utilizzata per qualcosa di molto concreto. Quindi tutti i dati che vengono assorbiti grazie a Mercurio, input, segnali, vengono tutti immagazzinati da questa testa così forte. Viene tutto molto ben sintetizzato, poi passata, la palla viene passata all'aspetto operativo, quindi il pensare diventa subito fare, come ho spiegato, e poi è caricato di energia marziana. Quindi, così come l'energia marziana, anche l'intelletto, anche la comprensione di tanti dati diversi servono a nutrire questa macchina da guerra inesorabile, fortissima, che è quella del Capricorno. Ecco, questo è un po' l'intelletto del Capricorno, cioè Mercurio e Capricorno, veramente forte. E Mercurio, in quanto adolescenza, ebbene, abbiamo un ragazzo serio, già adulto, già vecchio addirittura direi, perché Saturno rappresenta il tempo che passa, rappresenta la vecchiaia. Cioè, in questa associazione Saturno-Mercurio, ve l'avevo detto anche per la Bilancia, però la bilancia, è vaporosa, è leggera. È un'altra cosa, il suo rapportarsi anche con i compagni di scuola è molto più frizzante. Certo, c'è serietà, ma non c'è quella aura di vecchiaia che c'è qui. Anche c'è una grandissima serietà da parte di chi ha Mercurio in Capricorno. C'è un grande controllo, c'è una grande affidabilità. Tu puoi chiedere delle cose a questo compagno di scuola ed è molto fisso, molto preciso. Quello che ti dice che fa, lo fa e lo fa molto bene. Quindi è un ottimo compagno di scuola, molto serio, molto, molto in là da un punto di vista della maturità. E negli studi come funziona? Molto bene, stessa cosa del discorso di prima, cioè riesce a prendere tutti i dati che gli vengono forniti durante le lezioni e riesce ad impacchettarli perfettamente. Anche lì c'è una guerra da portare avanti, la guerra scolastica. Bisogna assolutamente ottenere dei trionfi, bisogna ottenere dei risultati alti, molto buoni, e ce la fa. Questo Mercurio indica veramente una grande riuscita. Mercurio in quanto fratelli. Allora, abbiamo dei fratelli che generalmente sono più vecchi, perché appunto Saturno rappresenta la vecchiaia. E sono anche degli esempi, quasi come dei genitori, insieme ai genitori, altri genitori, una madre, una,
sorella, un padre, fratello, e sono seri, sono saggi, c'è un rapporto anche un po' austero, anche un po' solenne, volendo, comunque molto buono, molto solido, veramente ben corposo questo rapporto, molto serio, molto saggio. Ecco, questo è il rapporto con i fratelli. Una cosa che voglio aggiungere, che forse avrei detto, dovuto dire prima, ma l'aggiungo adesso, che quando io parlo di adolescenza, Mercurio, parlo di quel periodo lì, preciso naturalmente, però dovete tenere conto anche del fatto che è uno stato d'animo, l'adolescenza, come l'infanzia. Cioè, noi invecchiamo naturalmente e c'è questo anche problema per noi, adulti, di sapere cos'è esattamente essere adulti. Cosa vuol dire essere adulti? Cosa vuol dire essere maturi? Oggigiorno si fa fatica a capire che cos'è. Una volta forse era chiaro, negli anni 50 e prima ancora, più passa il tempo meno è chiaro. Però l'astrologia ci fornisce, tanto per cominciare, un'indicazione molto precisa di che cos'è essere adulti. Significa essere solari, stare nel sole, quindi irradiare luce, dare, donare, essere in sé, coscienti di sé, aprirsi come dei fiori. Da un punto di vista angelologico è incarnare il proprio angelo. È un momento molto importante che va assolutamente abbracciato. Io direi che è assolutamente importante invecchiare. Poi oggi è il mio compleanno, quindi parlo di questa cosa. Bisogna abbracciare la propria età, ma non per questo bisogna rinunciare al passato. Non si può neppure farlo, perché la luna è lì, incastonata, questa perla, nello zodiaco, e Mercurio è lì, dentro di noi. E poi, noi abbiamo bisogno del bambino, dell'adolescente, ma anche lo scienziato, anche il filosofo, ha un bambino dentro di sé. Il bambino dentro di noi ha occhi meravigliati, ha uno sguardo, anche a volte anche è impaurito di fronte alla realtà, ma comunque ha questo sguardo apertissimo di fronte alle cose, sensibile. Grazie al bambino, attingendo da questa fonte, da questo pozzo, noi possiamo capire tante cose, ma non possiamo capire la realtà senza il bambino dentro di noi, quindi è anche irrinunciabile. È la stessa cosa l'adolescente, che è curioso, che è entusiasta, che è anche confuso, è una pupa, se è una ragazza, scherzo, no, però una pupa, oppure una crisalide se è un ragazzo, cioè è qualcosa in via di trasformazione, di metamorfosi. Ci sono dei momenti nella nostra vita, anche da adulti, in cui siamo delle pupe o siamo delle crisalidi, cioè che passiamo da uno stato all'altro, ci dobbiamo trasformare, passiamo dallo stato bambino, bruco, questo succede all'inizio veramente, siete bruchi, così paffutelli, pucciosi, e poi c'è quel momento pupa crisalide, Mercurio, e poi si diventa delle farfalle, cioè degli angeli, l'angelo che viene incarnato, questo ce lo racconta l'angelologia, ma questo succede tante volte nella nostra vita, c'è una trasformazione di questo genere, una metamorfosi. Bene, questa è legata a Mercurio, sono anche degli stati d'animo, e questo lo spiega molto bene Jung, il puer eternus, il bambino eterno che è dentro di noi, oppure il Senex, il vecchio, il saggio, che ci bisbiglia all'orecchio, ci sussurra all'orecchio delle cose importanti, anche quando siamo ragazzi, anche quando siamo adulti, lo possiamo anticipare. Ecco, per dirvi appunto che quando vi parlo di adolescenza, vi sto parlando di uno stato d'animo anche. Bene, finisco qui, spero che queste spiegazioni vi siano state utili. Vi saluto, alla prossima volta, al prossimo Mercurio. Ciao, e siate molto molto felici, soprattutto. Ciao!